Tutti alla prova con la ceramica il 20 e il 21 febbraio prossimi al Museo Vescovile di Acqua Pendente in provincia di Viterbo, sul solco dell'antica tradizione della cittadina che incrocia la via Francigena, il servizio di Donatella Anzovini. Narra la tradizione che il 18 gennaio 1550, durante l'attacco delle truppe pitiglianesi del conte Nicola IV Orsini ad Acqua Pendente, un'eroica fanciulla accorse prima degli altri le grida d'allarme lanciate dalle sentinelle e riuscì a chiudere il portone della torre lasciato semiaperto dai soldati di guardia. Da allora quel monumento, posto sulla via Francigena che sin dal Medioevo aveva collegato la città al mondo interno, prese il nome di Iulia de Jacopo. Il monumento conserva oggi importanti reperti di maiolica arcaica, frutto di scavi effettuati nel complesso di Sant'Agostino, in pieno centro storico. Ceramica da mensa, ma anche da fuoco, uso cucina, preziose testimonianze di quella che fu una fiorente attività di Acqua Pendente, dalla prima metà del XIII ai primi decenni del XV secolo. Un'antica tradizione che sarà possibile apprendere il 20 e il 21 febbraio, effettuando una visita guidata all'antica torre e alla sua collezione e prendendo parte a un laboratorio che si terrà al Palazzo Vescovile. Sede principale del Museo della Città, l'edificio conserva ceramiche non solo arcaiche ma anche rinascimentali e moderne. Imitando i preziosi reperti, il visitatore potrà trasformarsi, realizzando e decorando a incisione un vaso in argilla, in un vero e proprio artigiano vasaio.